Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'organo legislativo regionale, l'Aula ha approvato all'unanimità una proposta di legge che va al Parlamento nazionale per la lettura libera nelle scuole. Sì, dal Consiglio regionale della Toscana alla lettura libera nelle scuole. L'Aula ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge rivolta al Parlamento ed elaborata dalla Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale della Toscana. La proposta di legge, che vede come prima firmataria la Presidente della Commissione Cristina Giachi e che è stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, dopo essere stata approvata dal Consiglio, sarà inviata alla Camera dei Deputati. Il Consiglio regionale all'unanimità ha varato la proposta di legge al Parlamento italiano, la numero 10, che sarà inviata alla Camera nei prossimi giorni, con la quale si chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera, uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto, diciamo, più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno e che può offrire. Come ha spiegato Giachi, l'atto introduce la pratica della lettura libera nel primo e secondo ciclo di istruzione rendendola organica. Dispone che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, disciplinino tale pratica come attività periodica da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le modalità attuative prevedono che si assicuri agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo e che l'attività abbia una durata continuativa di almeno 15 minuti, preferibilmente fissati con cadenza quotidiana all'inizio della giornata scolastica. Il testo della proposta di legge specifica inoltre che dalle disposizioni non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto e che l'attuazione della legge non preveda oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il gonfalone d'argento massimo riconoscimento del Consiglio regionale è andato alla Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea legislativa toscana, alla Compagnia della Fortezza. Il riconoscimento è stato ritirato in maniera corale da Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, Cinzia De Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti della Compagnia dal 1992, Andrea Salvadori, musicista e compositore delle musiche di scena, e da Paul Cochan e Lucio Di Iorio, attori detenuti della Compagnia. Era presente Dario Danti, assessore alle culture del comune di Volterra. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'istituto di pena di Volterra, la casa di reclusione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Sembra una cosa impossibile, sembra quasi un'esagerazione a sentirmelo dire anche a me stesso, però sta di fatto che da allora, 35 anni fa ad oggi, il carcere Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali, quindi è un risultato credo straordinario che anzi penso che debba essere, questo premio forse lo farà, ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. La Compagnia della Fortezza nasce nel 1988 nel carcere di Volterra in provincia di Pisa da un'idea di Armando Punzo, suo attuale direttore artistico, ed è oggi annoverata tra le eccellenze del panorama teatrale contemporaneo internazionale per il rigore della sperimentazione registica e drammaturgica. L'assiduità e la continuità del lavoro svolto con i detenuti è da sempre una delle caratteristiche della compagnia, che è diventata un modello artistico e culturale innovativo a livello mondiale. Ho avuto l'opportunità più volte di toccare con mano questa esperienza, anche all'interno delle carceri. Devo dire che ho trovato in tanti reclusi, in tante donne e tanti uomini che sono all'interno di quel carcere, la voglia e la speranza di tornare ad una vita nuova, tornare con un reinserimento lavorativo, tornare ad essere persone migliori. Il Consiglio regionale ha voluto sottolineare l'importanza e il valore di questa esperienza e anche il suo ruolo di stella polare nel lavoro che si fa sul teatro in carcere e anche in molte altre realtà grazie a molti operatori che rendono la Toscana pioniera in questo settore di attività culturale in un contesto così delicato, profondo, ma anche oltre che luogo reale di sofferenza e di vita per tanti, anche luogo medico.
metaforico. È un orgoglio per la città di Volterra ricevere questi importanti riconoscimenti proprio all'indomani dell'anno 2022, nel quale Volterra è stata la prima città toscana della cultura grazie al riconoscimento della regione toscana. Si uniscono questi riconoscimenti a un altro fatto molto importante, sempre per i detenuti attori, per la Compagnia della Fortezza, ovvero l'avvio del progetto che porterà ai lavori per la realizzazione nel carcere di Volterra del teatro stabile, un sogno che Armando Pulzo coltiva da oltre 20 anni, un riconoscimento per gli oltre 35 anni di attività della Compagnia della Fortezza. Noi abbiamo, con la Compagnia della Fortezza, abbiamo sempre cercato di guardare molto lontano e quindi piano piano stiamo arrivando a quel tanto lontano a cui abbiamo guardato quando abbiamo iniziato la nostra attività. Sul palco si porta uno straordinario lavoro quotidiano che svolge Armando Punzo, ma che svolge anche tutta la sua struttura per sostenere il suo lavoro e la sua visione artistica. E poi tanta progettazione, tanta formazione e tanto lavoro anche sul territorio per cercare di fare in modo che il carcere sia sempre più aperto alla comunità esterna. È quello che stavo cercando. Che in qualche modo il teatro a fare questo tipo di esperienza, perché mi piace il teatro in generale, quindi farlo da attore è ancora più importante, più straordinario. Più che altro sì, è un riscatto personale mio, e poi se i benefici sono anche che vadano oltre a quello che si sta cercando di fare, va bene anche, basta che siano positivi. L'intento è quello. Poi le difficoltà siamo consapevoli tutti quanti quali sono. Però non è. Non è sbagliato pensarlo. È uno degli obiettivi, è quello. Una mostra a tributo e ricordo di un pittore, Marco Borgianni, deceduto nel 2022, avrà luogo nel comune di Barberino Tavernelle e la presentazione è avvenuta all'interno del Palazzo del Pegaso. È stata presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso la mostra Marco Borgianni, diario di un viaggio, che si apre a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio il prossimo 22 aprile. Marco Borgianni è stato un artista che si è imposto con determinazione agli occhi del collezionismo e della critica nella sua lunga carriera dal 1965 a oggi. Partendo dallo studio dei classici antichi, ha esplorato metodicamente due ambiti, la rappresentazione della natura e lo studio della figura umana. In Marco Borgianni la bellezza abita la vita, affermazione evidente nelle sue opere che offrono una reinterpretazione pittorica della scultura, spaziando da Jacopo della Quercia all'arte etrusca e greca, a Michelangelo fino agli artisti contemporanei. Investire in arte, investire in cultura, vuol dire investire in libertà, e quando arte e cultura riescono a rappresentare il proprio territorio vuol dire investire in libertà e in identità, e credo che questo sia il senso più importante di questa mostra. E poi i legami familiari che si uniscono, il figlio che oggi è anche il curatore della mostra, un territorio che accoglie queste opere, insomma c'è tutta la bellezza della nostra terra. Qui siamo a celebrare il maestro artigiano, il grande artista, colui che ha saputo riempire di contenuti un grande talento, e questo è molto bello, lo si vedrà bene, penso anche la vedremo nella mostra a Palazzo Malaspina, lo si è visto bene in tutte le occasioni in cui Marco Borgianni ha potuto far vedere la sua arte, grazie alla famiglia, grazie agli sponsor, grazie a chi gli ha voluto bene, perché non si poteva non volere bene alla persona oltre che ammirare l'artista. A metà degli anni 60 Marco Borgianni esordisce con la prima mostra alla Galleria Nuova Aminta di Siena. Nel 1970 fonda insieme ad altri compagni la rassegna d'arte contemporanea Vico Arte. Tra gli altri espongono grandi artisti come Guttuso, Treccani, Maccari, Murer e Zancanaro. A Rabat in Marocco, a Auvers-sur-Oise
a Parigi, a Reims, in Svizzera, a Ginevra, fino alle personali in Canada e in Giappone del 1985. Marco Borgianni, legatissimo alla città di Siena, ha realizzato il drappellone per il Palio del 16 agosto 1997. Una grandissima esposizione che riguarda l'attività e la vita artistica del maestro Borgianni, un artista, un cittadino di Barberino Tavarnelle che ha speso la propria vita nella ricerca del bello, nella ricerca delle sperimentazioni dei linguaggi più vari di tutte le forme artistiche che hanno reso conto di quella che è la sua profondità, sia della sua anima artistica ma anche delle bellezze del nostro territorio, un artista che ha guardato a tutto tondo e che non poteva non trovare nel nostro cordoglio, nella nostra ammirazione per la sua opera e per la sua vita spesa anche per gli altri insieme alla sua dedizione per l'arte, una grande personale e una grande rassegna appunto nel prestigioso Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio. Con la sua scomparsa la Toscana, in particolare la comunità di Barberino Tavarnelle, hanno perso una delle menti più brillanti nel panorama dell'arte e della cultura sociale del territorio. Borgianni, durante tutta la sua vita, ha dialogato e interagito con bambini, ragazzi, giovani, gli adulti, ha diffuso i linguaggi dell'arte a scuola, negli spazi pubblici, nelle sedi istituzionali, nei musei, nelle chiese, nei giardini. Ho curato la mostra fin dall'inizio, ho curato la mostra, il libro e ripercorso un po' tutti i periodi, perché la mostra in qualche modo si suddivide in cicli, quindi si parla di non solo di sculture, è stato una parte molto importante dell'arte di Babbo, però anche tutti i vari cicli che vanno dal 1990 ad oggi, fino ad arrivare a Dei ed Eroi, che è l'ultimo ciclo, che in qualche modo è il ciclo più importante, che è quello che l'ha consacrato un po' anche come artista, insomma. Una squadra di calcio letteralmente imbattibile, quella dell'Arezzo Calcio Femminile, è un'impresa sociale oltre che sportiva riconosciuta con una targa dal Consiglio regionale. Sono state soprannominate le imbattibili, non a caso sono le giocatrici dell'Arezzo Calcio Femminile che nella stagione 2021-2022 hanno vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una sola partita. Per loro è arrivata una targa del Consiglio regionale della Toscana per l'impegno profuso nella massima condivisione e crescita dell'intero movimento calcio femminile italiano, si legge nelle motivazioni. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto, se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così. Sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo, sta crescendo molto e se noi abbiamo potuto fare qualcosa, seppur piccolo però comunque grande, siamo lieti di essere anche qui presenti per questo invito. Avevamo grandi obiettivi e forti ambizioni, e serve molto in questo sport una forte ambizione, quindi ci aspettavamo sì, ma il risultato che poi abbiamo ottenuto è stato veramente maggiore rispetto alle aspettative. Ma la ricetta è lunghissima, la formula non esiste, una matematica nel calcio, come sappiamo ci sono tante cose che possono andare non proprio come calcolato. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile, perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. A consegnare il riconoscimento durante la cerimonia nella sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso a Firenze è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo, che ha sottolineato il valore sportivo e sociale delle ragazze in maglia Amaranto. I risultati della squadra femminile di Arezzo sono davvero incredibili, risultati che li portano in Serie B e li portano sugli onori, agli onori della cronaca, proprio per il percorso che è stato fatto. È bello che sia stato realizzato anche un videodocumentario che racconti e trasmette un messaggio positivo, un messaggio di speranza,
credere nei propri sogni e con l'allenamento, con l'impegno, con la passione, questi sogni possono essere raggiunti. Un successo calcistico ovviamente, però anche un successo personale, perché sono ragazze che comunque hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte, perché erano da sole a giocare a calcio in squadre di tutti i bambini o di tutti i ragazzi, quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione, un sogno, è stata sicuramente ed è sicuramente di esempio per tutte le bambine, perché appunto non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti, e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel proprio sogno. Una storia, quella della squadra femminile del Cavallino Rampante, che ha avuto anche una grande eco mediatica in seguito al docufilm Una Storia Impossibile, uscito lo scorso novembre sulla piattaforma Prime Video. È tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale torna come sempre la prossima settimana.